Dancer in a Week, secondo giorno, prima lezione. Abbiamo in realtà già fatto un po', le ragazze hanno faticato, abbiamo fatto un po' di sport questa mattina, siamo stati in riva al mare. Ora iniziamo nel vivo della giornata e parleremo proprio dei social. Quindi concentreremo il lavoro sui social, sul web e insieme a Giancarlo daremo un po' di consigli e dritte. Io la vedo come un avere il bisogno di dire qualcosa, cioè di dire la propria e dirla a qualcuno in maniera indistinta, cioè chiunque sia questo qualcuno, il bisogno di dire qualcosa, che può essere anche semplicemente dire chi si è, cioè dire io sono questo, faccio questo, mi piace questo e voglio dirlo a più persone possibile e lo faccio in questo modo. Il fatto di influenzare le persone è perché ci sono persone che si affidano e si fidano di quello che dici, quella è la cosa proprio su cui dobbiamo concentrarci maggiormente, cioè si fidano proprio ciecamente. Tu quindi puoi dirgli qualunque cosa, ti puoi dire, puoi proporre qualunque prodotto, magari a loro neanche serve, ma si fidano, perché se serve a te e tu dici che in un momento della loro vita potrà servirti, allora è oro, cioè gli serve. Ed è una grande responsabilità, quindi non è il semplice farti, fai lo scatto, ti fai la foto, ti fai la storia, ok, è una responsabilità, perché ci sono delle persone magari anche molto piccole, spesso, che ti seguono, e delle ragazzine di 16 anni, di 15 anni, che ti capitano di tutti i libri, a me ogni tanto mi scrivono ragazze che magari hanno problemi alimentari, cioè sono comunque delle responsabilità. Cos'è un influencer? Deve essere una persona solare, spontanea. Ok, interessanti queste risposte. Sì, convincente. Che sa comunicare. Sì. Sì, ma il ruolo dell'influencer che cos'è? Influenzare gli altri in modo positivo. Anche magari consigliare le persone giuste, magari aiutandole in una scelta di un make up piuttosto di un altro, okay. O quali prodotti usare, perché quello diciamo è più già il settore beauty. Secondo me deve anche influenzare comportamenti positivi, cioè nel suo profilo deve far vedere un comportamento adeguato, non deve far vedere che si comporta male. Grazie, esempio. Sì, sì, giusto. Giusto. Io sono sempre molto diverso. Se io pubblicizzo un prodotto in cui non credo, le persone lo capiscono e non lo comprano. E poi ovviamente noi quando collaboriamo magari con i brand capita che si parla anche dei ritorni di vendite che si hanno, no? E c'è una netta differenza tra quando io sponsorizzo prodotti in cui non credo o quando invece sponsorizzo prodotti in cui credo. Per questo il mio consiglio, magari adesso vi risulterà difficile, però è dire no. Io non ho detto no all'inizio, perché all'inizio non capivo niente, cioè ovviamente ho iniziato ormai 2 anni fa e non capendo tanto, per me era già tanto che un'azienda mi chiedesse di collaborare, cioè c'è l'entusiasmo, cioè, oh mio Dio! Invece no, io vi consiglio di dire no da subito, cioè se non è un prodotto che potreste realmente utilizzare nella vostra quotidianità o un prodotto in linea con quello che siete, dite di no, perché non riuscite né a comunicarlo in maniera giusta né arrivate alle persone che vi seguono, quindi comunque di conseguenza proprio le persone non si interessano al prodotto e se ne fregano altamente, quindi no. Infatti in questo modo ovviamente pubblicizzando e parlando solo di cose in cui credo le persone si fiondano perché ti vedono convinta e soprattutto vedono che lo usi. Ogni tanto fai vedere quel prodotto perché realmente lo utilizzi. Per esempio io collaboro molto con Clarence che ovviamente loro ti danno il post, le storie, il compitino. Però io quando vado al mare le mie creme solari sono Clarence e quando faccio la storia che metto la crema solare le persone vedono che comunque io lo uso. Oppure mi trucco. I miei lucida labbra e i miei balsami labbra sono Clarence, le persone lo vedono e è tutta una questione di coerenza, quindi di avere un carattere prorompente che riesce a trascinare la gente. Poi il carattere prorompente può essere in diversi modi, c'è chi è più elegante, c'è chi è meno, c'è chi è più pesante, chi invece lo fa con eleganza, però comunque devi avere un carattere e devi soprattutto sapere chi sei. Siamo in 10.590, siamo milioni di ragazze che vogliono fare l'influencer e milioni di ragazze che non lo sanno fare
e che non, ma non che non lo sanno fare perché non sanno pubblicare una foto, perché tutti siamo in grado, cioè prendiamo un fotografo, facciamo una foto, facciamo, ma non sanno comunicare, quindi non sanno comunicare, però vanno in giro a dire io sono un influencer e hanno poi tutti i follower indiani comprati. Assolutamente, cioè no, ed è molto semplice poi capire se è una persona è reale o una persona è finta, poi ve lo faccio vedere così scoprirete anche voi tutte, così tutti potremmo scoprire le parlotti. Il posizionamento è ciò di cui voi parlate, ognuno sui propri profili parla ovviamente di altre cose, ci sono persone che parlano per esempio infoestetica, parlo ovviamente di bellezza e salute, e quando voi andate sul profilo di infoestetica lo capite subito, cioè voi andate sul suo profilo d'impatto visivamente, voi capite che c'entra qualcosa con la bellezza, cioè non andate a pensare che magari su infoestetica fanno sport, oppure non andate a pensare che su infoestetica, non so, si tratta di musica, cioè, proprio l'impatto visivo. Ognuno di noi ovviamente ha una predisposizione verso un settore rispetto a un altro, si possono avere anche più settori, cioè non è che per forza deve essere uno, nel mio caso per esempio io faccio sia il beauty che lo sport tanto, però se tu entri sul mio profilo si capisce che c'è beauty o sport, però ci sono esempi che se voi andate magari sul loro, vi capiterà di vederlo, cioè dopo mi faccio prendere telefoni vi capiterà di trovarlo, ci sono persone che sul loro profilo di Instagram scrivono, avete visto la bio, no? Modella, attrice, e insegnante, e consulente d'immagine, tutto, cioè una lista infinita, beauty blogger, fashion, traveler, influencer, tutto loro, e tu fai, ma quando sono tutto non so niente, cioè proprio non sono niente, e fidati che alle persone, le persone che ti guardano non capiscono che fai, se non c'è la comunicazione, ma è il bisogno di comunicare, non è la comunicazione quanto per, è il bisogno di parlare con le persone e di comunicare, cioè mo adesso è un po' una cavolata, però faccio un esempio, anche perché magari quando andiamo sulla spiaggia a me riesce molto facile trascinare, ho notato per esempio anche te che hai una bella personalità che si nota, e è proprio perché c'hai il loro bisogno di dire, cioè nel senso non è una cosa che uno fa, in alcuni contesti potrà riversarvi contro perché magari le persone possono pensare che te la tiri, e io ti giuro e vi giuro che io ho passato anni con le persone che dicono ma che voglio sei a tirare, non è quello, è che tu hai proprio bisogno di comunicare con le persone, poi che riesci a trascinarle, quella è un'altra cosa che viene perché sai comunicare bene, perché se voi volete parlare in maniera spontanea con le persone e volete essere semplici, arrivare in modo semplice, non potete spararvi le cose con le chiappe all'aria, proprio detto in francese. Sapete perché le persone iniziano a seguire? C'è proprio la base? Ci sono due motivi, ovviamente il primo è perché hanno bisogno, cioè perché gli interessano i tuoi contenuti e quindi trovano i tuoi contenuti interessanti per la loro vita. Il secondo motivo è perché vorrebbero fare quello che fai tu e vorrebbero essere quello che sei tu, che è banalissimo, però inconsciamente il secondo motivo è perché ti vorrebbero assomigliare. Come far crescere la community? Sfatiamo un grande mito. Esistono bot. Esistono posti dove acquistare follower, esistono gruppi, ragazze i gruppi vi assediranno, vi scriveranno, ve lo faranno, quando avevo iniziato da poco, ci scrivono ragazzi random e ti fanno ciao, io ho un gruppo Instagram o un gruppo Telegram, un gruppo, cioè gruppi, dove ci siamo 30 ragazzi, 40, 50, 60 ragazzi, che abbiamo un minimo da 10.000 follower in su e quando pubblichiamo ci scambiamo like. Ci sono delle regole, hanno un regolamento, hanno un regolamento. Ci sono delle regole perché questo, ti vuoi unire? No, diffidate sempre, te no, perché si capisce se siete nei gruppi. Primo perché come ha detto Giancarlo ieri, sono sempre le stesse persone a commentare. Secondo poi perché i commenti che fanno non sono inerenti a quello che dite. Magari voi pubblicate una foto dove dite che cosa vi piace cucinare, la pasta o la lasagna? E questi vi commentano, bella foto! Tesoro! E tu fai. Oppure, che so, che bei contenuti che crei sempre! No. La spunta blu, ragazzi, vi dà una manna dal cielo perché tutta sta gente non ti scrive più. Meno male. I gruppi sono stati fatti perché a queste persone che fondamentalmente non hanno niente da dire, semplicemente vogliono fare questo lavoro perché
cadono nell'errore di vedere questo lavoro come che bello, non faccio una mazza nella mia vita. Questo è il succo. Non capiscono che nasce perché le persone hanno bisogno di comunicare qualcosa o vogliono, non è per forza un bisogno, vuoi raccontare qualcosa. Loro invece lo vogliono fare perché vogliono diventare finti o comunque quello che sia, vogliono diventare queste influencer perché vogliono scroccare roba in giro a destra e manca, perché poi alla fine molti lo fanno anche per quello, eh. Sono scrocchiello. Allora, prendiamo tutto il profilo di Dora Vinciguerra. Dora Vinciguerra è una mia amica, è quella che fa la laurea oggi, ovviamente io ho preso tutti i profili diversi, di nicchie diverse, per farvi capire. Ora voi andate sul profilo di Dora, è una ragazza bionda comunque, mi devi dire, primo impatto, cosa vi dice il suo profilo? Cosa Dora si occupa lei? Vinciguerra. Fitness. E poi? E alimentazione. Alimentazione. E lui lo capite subito. Cioè non c'è neanche bisogno che lei scriva la bio. Allora, c'è un post che si chiama Inizia a correre, no? Aprite i suoi commenti. Lasciamo perdere che ci sono sempre le idee, ci saranno sempre, però i suoi commenti sono di persone reali che realmente interagiscono con lei. Scusa se te lo dico, ma sei davvero troppo magra. E lei risponde sempre. Poi vai giù. Ciao, cosa ne pensi del Garmin Coach? Il Garmin Coach era l'orologio che avevo stamattina. Quindi lei, parlando di fitness, cosa mi chiedono? Mi chiedono di cose inerenti. Oppure, bellissimo posto Dora, hai proprio ragione, la corsa non perdona, serve tanta gradualità, io all'inizio morivo dopo 5 minuti, bla 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 bla, e lei risponde. Oppure, grazie mille per questo bellissimo post. Oppure, tutto giusto ciò che dici, aggiungerei non coprirsi pensando che sudare significa dimagrire, perché lei parlava anche di abbigliamento in questo post. Comunque sono tutti commenti di persone reali inerenti. Come è un buon ritmo per cominciare? Un buon ritmo di corsa per cominciare? Grazie per le dritte, volevo dirti come mai appena inizio a correre sento di andare in apnea. Cioè, comunque le persone qua, le scarpe sono fondamentali? Cioè, e lei ha appunto 26.000 follower e 400, ma è come se ce ne avesse 10.000, le aziende la vogliono, lei collabora con Foodspring, collabora con Scienza Parte, sono tutte aziende del settore e ci collabora da anni. Quando la collaborazione è duratura, cioè lei collabora con queste aziende da almeno 2-3 anni, quando tu collabori con un'azienda da così tanto tempo, vuol dire che hai una community talmente tanto forte che quando tu sponsorizzi vuol dire che si converte in vendite. Allora ragazzi, questa ragazza è proprio l'esempio da non fare. Io ve la prendo perché questa ragazza ha collaborato con Alessandro è il social media manager, e Alessandro è il social media manager, quindi ti aiuta a far crescere il tuo profilo, ma con i mezzi onesti. A lei non stava bene perché lei voleva che Alessandro gli comprasse follower. È proprio palese, eh? Proprio spudorata. Voleva che Alessandro gli comprasse follower. Alessandro ha fatto: io non lavoro così, perché tu puoi andare a dire ad altre persone che io ti faccio, cioè non funziona così. Lei si è messo di lavorare con Alessandro. Ora voi andate sul suo profilo, vi basta prendere qualunque foto, in realtà c'è pure una foto della luna, Moon, e ha 7 commenti. 8 commenti. Un commento addirittura, che peraltro è un commento di un gruppo, lo capisci perché sembra la stessa, davvero bella. Poi addirittura le foto dove c'è lei, le foto dove... Però tipo sembra, cioè nel senso sembra che abbia un sacco di like, non ha invece like. Come no? Per vedere il numero dei like delle persone, ragazzi, cioè quando avete dei dubbi su dei profili, non vi fate mai incantare da questa cosa, andate sul computer. Ah, ho sempre il Chrome. Voi andate su Chrome o sul computer, non so se abbiamo un computer qua per aprire Instagram, vi rendete conto che questo c'ha 200 like a foto, 300. Quando gli dice bene 400, ma quanto proprio c'è lei nella foto, perché quando c'è lei nella foto il pubblico maschile, sia che ti segue che non ti segue, si scatena. Cioè ragazzi, questa cosa purtroppo c'è una predominanza del pubblico maschile sui social allucinante. Comunque 11 commenti, 6 commenti, 7, 1, cioè assolutamente lei ha comprato tutto. Tu puoi comprare follower che ti pare, ma le interazioni non le comprerai, puoi far parte pure di tutti i gruppi del mondo, puoi pure far parte di qualunque, ma non comprerai mai la fiducia del pubblico. Infatti lei, se tu vedi il suo profilo, non collabora mai con nessuno, non è che lei ha collaborazioni, perché quando le aziende la chiamano, gli dicono: carino il tuo profilo, hai 53.000 follower, mi mandi i tuoi dati inside? Cosa gli manda lei? Cosa gli manda?
nulla, non li puoi mandare nulla. Lo scontrino. Allora, parlando, se qua stiamo parlando di feed, cioè voi da queste foto capite che io faccio viaggi e sport. Questo, e comunque sono tutti toni caldi, cioè non trovate una foto che ha toni freddi. Io metto tutti i toni caldi, non stravolgo, perché io non sono, sono contro quei filtri. Perché poi ogni foto è diversa, quindi ogni foto dice una cosa diversa, quindi no. Quindi vi consiglio di non fossilizzarvi con un filtro così. Però cercate uno stile vostro, cioè cercate, io non ho mai foto di culo, bisogna dirla questa cosa, forse una. Quella unica foto che pubblicai me la fece Alessandro e io me l'ha fatta lui, quindi pensavo che fosse. Lui invece si è incazzato, non vuol dire quando l'ho pubblicata, perché dice non le pubblichi mai, cioè che senso ha pubblicata così? In realtà molte ragazze hanno tantissimo seguito anche per questo motivo. Quando pubblicai quella foto forse avevo 50.000 follower, arrivai a un pubblico di 200.000 persone. Perché poi le persone se le inviano, cioè gli uomini se le inviano, ma tu lo vedi che sono, certo. Cioè lo vedi che la percentuale maggiore di persone che hanno visto è uomini. E certo vinci subito, ma il problema è che vinci con un pubblico di uomini e purtroppo, con il pubblico di uomini non ci lavori. Bene! Ecco, due esempi, quella lì sponsorizzavo secondo voi cosa in quella foto là? Il costume. E in quell'altra cosa sponsorizzavo? Il completo. Molto semplice, cioè nel senso è semplice, non è che devi per forza fare la foto dove ti indichi il costume, oppure molte ragazze fanno la foto dove portano solo il costume o fanno solo. Cioè ci sono tanti modi in cui puoi sponsorizzare una cosa senza renderlo pesante, perché non devi renderlo mai pesante. Perché se fai vedere che tu stai facendo quel contenuto per far vedere precisamente quella cosa, hai finito. Hai finito perché. Costruita ma disinvolta. Esatto, e invece io per esempio ero in vacanza, quindi la foto è più grande, dai, è una piccolina, però insomma si vede tutto il mare, si vede la scogliera dietro, quindi è diverso, no? Io ho un profilo da 66-67.000 follower e 116 commenti so, vanno top. Ci sono anche tanti, perché ci sono miei colleghi che hanno gli stessi numeri, che ce l'hanno 30, 40, insomma, però dipende dalla qualità dei commenti, quindi 2-30 commenti, bellissimi, va bene. Prima di lasciare la parola a Giancarlo, vi lasceremo ovviamente un po' di tempo, noi siamo a disposizione per qualunque cosa, dove dovrete creare due storie e un post da pubblicare subito su uno dei prodotti che vi hanno dato qui. Oh, brava Erika, scusate, brava Erika, 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 aggiungi la vetta, sì, del piedistallo, cambiare la storia, cambiare il domani, fuori la porta, solo ansia infami, mostra il sorriso, abbatti ste paure, le sfide sono sfide perché sono dure, guardati dentro, baby, poi cerca meglio, baby, aspetta un momento, baby, sa che non mento, baby. Wow, oh, dei messaggi, influencer in a week. Wow, oh, dei messaggi, influencer in a week. Wow, oh, dei messaggi, influencer in a week. Wow, oh, dei messaggi.